entra in campo il gonfalone di Firenze, Giglio Rosso in campo bianco, scortato dalla famiglia di Palazzo, composta da mattieri con le matte d'argento giordanizzate, dai trombetti e dai panni, tutti in divisa rossa e bianca dell'ultimo 400. Seguono i sergenti degli otto, in corazza e borgognosa piumata. Erano i soldati di polizia agli ordini del magistrato di Otto e di Balia, che dovevano tutelare la sicurezza e la fede pubblica in città. Erano conosciuti più comunemente con il nome di Quirri. Segue il maestro di campo. Era l'ufficiale che organizzava e dirigeva il torneo con competenza e giustizia. Durante le partite con la spada al guainato. Oggi è impersonato da Duccio Baglioni ed è scortato da due correnti di cavalleria, così denominate dal nome della piccola insegna quadra chiamata cornetta, che dovevano portare in battaglia. Segue l'araldo della signoria, l'aristocratico che rappresentava pubblicamente il governo fiorentino, oggi impersonato dal marchese Pietro Lorenzo Bartolini Salimbeni, che prima della partita leggerà e consegnerà al magnifico messere la grida. È seguito dal bandieraio che reca l'insegna personale dell'araldo. Segue il capitano di guardia del distretto e del contado, al quale era affidato il comando delle milizie che dovevano proteggere tutto il territorio del contado e del distretto fiorentino, impersonato oggi da Filippo Giovannelli Seccacci. Sono con lui il bandieraio di Firenze che porta l'insegna della città, Giglio Rosso in campo bianco, e il faggetto che porta il paliotto, che sarà assegnato alla squadra vincente l'odierna partita. Fino al gruppo dei bandierai, portano le insegne della Repubblica, croce bianca in campo rosso, della parte guelfa, aquila rossa in campo bianco che artiglia un drago verde, della chiesa, due chiavi d'oro in campo rosso, dei priori della libertà, insegna azzurra con scritta libertà, e del comune, scudo partito di bianco e rosso. Segue il pallaio, porta i palloni con i colori delle squadre che scenderanno in campo. Oggi i colori sono il verde ed il rosso. Commissario è l'ufficiale che segue lo svolgimento del gioco, all'autorità di convalidare o meno i punteggi e comanda ai bombardieri lo sparo delle coppine a convalida delle casse segnate. Oggi il giudice commissario è Lorenzo Salvetto. Con lui tre archi, uno di loro rimane sul terreno di gioco a dirigere la partita, mentre gli altri due affiancano e coadiuvano il maestro di campo. Seguono gli arbitri, gli otto giudici di campo che stanno ai margini del terreno di gara con funzioni analoghe a quelle dei moderni segnalini delle partite di campo. Il gruppo dei giudici è presieduto dal maestro, ufficiale armato di spada che dirige tutto il gruppo. Porta un bastone con un suo guardino di nappe con il quale comanda la direzione di marcia e i tempi musicali delle sfide e delle marce. Il gruppo è composto da tamburini che portano tamburi imperiali, tamburi e tagli a corda, da piccoli e da trombetti che suonano chiarini accordate in fa senza pistoni ornate con la drappetta cigliata. Seguono gli ufficiali delle fanterie, erano i colonnelli e i capitani delle compagnie di fanteria.
sfilano con fiero portamento nei loro multicolori costumi, con la mano sinistra sull'impugnatura della lunga spada e la destra al fianco. Il comandante della compagnia del Paio, nobile Giovanni dei Marchesi Ali Maccarani Palazzone dell'Acqua di Cose. La compagnia del Paio, tutta formata da milizie dell'omonimo Bonfalone, è distinta in varie occasioni per l'archivio dei suoi componenti. Nel 1530 il comandante era Dante da Castiglione. Seguono gli archibusieri, soldati armati di archibuso ai quali erano richieste particolari doti di destrezza e coraggio e il difficile impiego di questa nuova arma. È la volta dei maestrieri fiorentini, preceduti dal capitano e dal bandieraio, il gruppo è armato di una lettera tradizionale di 7 cm che scaglia d'armi a oltre 150 metri. La volta degli alabardieri, soldati armati di alabarda, ossia una scura in alta, un'arma che serviva a ferire di tutte le tasche, seguiti dal sergente e dal bandieraio che porta l'insegna del popolo. Preceduti dal comandante entrano i banchi di palazzo, sono gli armati che vigilavano sulla sicurezza della signoria fiorentina, scortandola nelle solenni cerimonie. Sono armati di spada con guanti a croce e fucile. È la volta del quartiere di Santa Maria Novella. Con il commissario nobile Gerardo di Marchesi Dondi, il gonfaloniere porta l'insegna del quartiere, sole d'oro in campo azzurro. Seguono i capitani armati di spada e i gonfalonieri di compagnia con le insegne del Lion Bianco, Lion Rosso, Vipera, Unicorno, seguiti dai vigili armati di tutti. Con loro i capitani e gli altieri entrano i calcianti rossi. È la volta del quartiere di Santa Croce, composto dal nobile commissario di quartiere impersonato dal conte Don Ferrante Capponi, seguito dal gonfaloniere con l'insegna del quartiere, croce d'oro in campo azzurro, e dai capitani seguono i gonfalonieri di compagnia con le insegne, due, leonero, ruote e carro. Chiudono i militi armati di pica. Entrano adesso con il capitano e l'altiere i calcianti azzurri. Il quartiere di Santo Spirito con il commissario di quartiere impersonato dal nobile Niccolò dei Conti degli Alessandri è seguito dal gonfaloniere con l'insegna del quartiere colomba bianca simboleggiante lo Spirito Santo in campo azzurro dai capitani con gonfalonieri di compagnia che portano le insegne Nicchio, Scala, Verza e Drago. Preceduti dal capitano e dal altiere entrano i calcianti bianchi. Con il
quartiere impersonato dal conte Stefano Guelfi Camaiani, è seguito dal gonfaloniere con l'insegna del quartiere, tempio raffigurante il battistero in campo azzurro. Seguono i capitani armati di spada e i gonfalonieri di compagnia con le rispettive insegne, chiavi, paio, drago verde e lion d'oro. Al seguito del capitano e degli alfieri entrano i calcianti verdi. Thank you.
dal cancelliere e dai 14 compagnonieri con l'insegna della rispettiva area. Beccai, calzolai, fabbri, maestri di pietra e legname, figlia di opere di cartiere,